a Videotop alle volte ritornano. Siamo al Phenomenon, ma per celebrare una serata davvero particolare. Stiamo parlando di Remember La Rocca, mitico locale che ha segnato anni di storia. Entriamo e viviamo pieno questa serata. A Videotop al Phenomenon questa sera, una serata davvero particolare, ancora una volta i protagonisti, Massimo Zandotti, cosa vogliamo dire? Paolo, sei troppo buono, è un evento che aspettavo da tanto, dalla chiusura del locale, purtroppo per Covid, per strada, per logistica, per tanti problemi, aspettavo il momento di poter rivedere tutta la mia gente qua questa sera al Phenomenon, ed è, ne sta arrivando veramente tanta, e ho visto tante facce di amici, di conoscenti, di clienti che sono qua stasera, mi dicono siamo venuti perché La Rocca l'abbiamo nel cuore. Abbiamo parlato del maneggio, sono passati 13 anni più o meno dalla chiusura. Quasi 15. A gennaio 24 sono 15. E invece per quanto riguarda La Rocca è molto più recente, tu sei stato in prima linea fino all'ultimo. Fino all'ultimo, un combattente che non voleva mai mollare e non ha mollato fino all'ultimo giorno, ma ha fermato solo il Covid. Ma voi ragazzi siete fatti così, diciamoci la verità. Noi siamo ragazzi, come dicono in televisione siamo ragazzi, certo. Continuiamo a essere ragazzi. Lo saremo fino alla fine. Ma sempre, fino alla... La Rocca, un altro capitolo rispetto al maneggio, però un successo costante per tanti anni. Sì, devo dire una grande storia, cominciata nel 93, che è durata 27 anni, bellissima. Abbiamo cavalcato tante mode, tanti generi musicali, e alla fine la gente comunque ancora ci ha premiato anche negli ultimi anni, quando avevamo intrapreso una strada più nuova, se vogliamo, dei rapper, dei personaggi su YouTube, che ci hanno dato grandi soddisfazioni perché sono stati artisti che sono passati dalla Rocca ancora non famosi e poi sono diventati famosissimi a livello nazionale. Ti posso fare anche dei nomi, Paolo, Achille Lauro, nella sua particolarità è un soggetto che è un artista che da noi è stato quando ancora non era famoso e poi dopo due anni è esploso in televisione. Gali, che ha inciso dischi, è stato nelle classifiche, nei palazzetti. Rovazzi, che sarà al festival quest'anno, cioè artisti che hanno creato veramente un'ondata nuova nei giovani, senza dimenticare quello che è stato il percorso di artisti televisivi, perché negli anni 90 andavano gli artisti televisivi, per cui abbiamo portato Ras de Gang, che in quel momento era il top, abbiamo portato Martina Colombari, abbiamo portato Melissa Satta, abbiamo portato Costantino Vitaliano, che è stata una serata fortissima, abbiamo portato artisti di tutti i tipi e io ne sono immensamente contento. La serie a volte ritornano, Stefano Tiramani, la domanda sorge spontanea, non è che ci state prendendo gusto, no? Un po' di remember ogni tanto ci va, per ritornare ai vecchi fasti, radiolina, via, si lavora, abbiamo bisogno di completare la giornata almeno. Sai, io vi guardo e dico, ma caspita, non è passato neanche un anno, sembra di ritornare ai vecchi tempi. Abbiamo parlato e ricordato i grandi momenti del maneggio, è impossibile non ricordare La Rocca come questa sera, no? La Rocca nasce quasi da un mio capriccio, perché io vidi La Rocca nel 1990 quando fu aperta da Antoine, e quando io ho visto il locale sono tornato a casa e ho detto ai miei soci,
quel locale lo dobbiamo comprare. Preciso proprio. Lo dobbiamo prendere. Io mi ricordo c'era Massimo e gli altri soci di mio papà e nel 1993, al primo aprile 1993, abbiamo firmato l'atto. Spettacolo, obiettivo raggiunto. Primo aprile, mi ricordo perché l'avevate annunciato e dice: non è un pesce, è vero? Non... demolita, sventrata, riaperta a luglio. Successo clamoroso. E in effetti il maneggio ha creato veramente un'era. La Rocca di suo uguale, perché la location, il lago. Due locali completamente differenti, uno moda, l'altro club. C'è un salotto, un ritrovo di amici, la solita cratera, locale soft, tranquillo, frequentato da gente, bella gente, proprio è stata una grande soddisfazione. E noi siamo non a caso qui per celebrarlo, perché questi momenti vanno ricordati. È un locale che comunque è più difficile del maneggio, perché non essendo soggetto a moda, doveva essere sempre mantenuto costante a livello di clientela, il cliente andava sempre coccolato. A Video Top Remember La Rocca. Un pezzo di storia, ragazzi. E che pezzo poi! Simone Cattaneo, sembra quasi un flashback, non so te come sembra. Sì, sono passati tanti anni. Anche perché sono stato forse uno dei primi. Eravamo io, Jimmy e Mauro Giani. Quindi andiamo indietro nel 93-94, proprio per i primissimi anni della Rocca. Quindi vabbè, la nuova Rocca che avevano preso Stefano e Massimo. Chiaramente la Rocca esisteva già da anni prima, con il nostro amico Antoine, certo. E poi diciamo la Rocca che quella che riguarda noi, diciamo, è quella quando Stefano e Massimo nel 93 hanno rifatto il locale e siamo qua ancora. Buona, Della serie si resiste alla grande. Però mi piace molto, attraverso le vostre testimonianze, ricordare quello che era quel periodo, quel clima davvero meraviglioso, clima familiare. Io sono proprio nato in Rocca, perché ti ho detto, io già la Rocca l'avevo vissuto ancora anni prima con il grande Jimmy, il nostro carissimo amico, che sarà sempre stato come un papà per me questo lavoro. Diciamo che io sono legato tantissimo anche con Stefano e Massimo, diciamo mi hanno adottato in quegli anni lì e da lì, perché poi dopo dalla Rocca sono passato al maneggio, poi di nuovo alla Rocca, poi sono andato via, poi sono ritornato. Insomma, ho legato tanti anni a questo locale. Ed è bello ritrovarsi, grazie, certo. Simone. No, bello anche a me, che dopo tanti anni che ci conosciamo ormai, siamo storia. Più di 30 anni storia, grazie agli amici di Video Top, al mio amico Simonotti, che ormai grande Paolo. Grande Simo. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie. Ragazzi, qui remember alla grande, perché abbiamo niente proprio di meno che Mauro Giani de Cap. Ciao a tutti. Volevo vedere se eri pronto nella risposta e soprattutto se confermavi, sei Mauro Giani de Cap, sì. Yes, I am. Mauro, oltretutto si può dire che parti da lontano, perché tu sei uno di quelli della Rocchetta. Esatto, esatto, io parto da molto lontano, si parla di metà anni 80, quindi la Rocchetta dei tempi, che poi è diventata Rocca. Sono ritornato nel 93 e da lì ho continuato fino al 98. Io lo dico spesso, mi piacerebbe riuscire a trasmettere quello che era quel periodo, perché ok, c'è sicuramente una dose di nostalgia e quant'altro, però non è solo quello, è proprio che si vivevano momenti indimenticabili, di una spensieratezza unica, no? Diciamo che ai tempi la discoteca era la discoteca, ciò che non è oggi probabilmente, è cambiata molto, sono cambiati i tempi,
ai tempi veramente la discoteca era qualcosa dove la gente socializzava, si trovava e si divertiva in una maniera sana. Era veramente un concetto diverso, però parliamo di tanti anni fa e probabilmente il mondo cambia e quindi cambiano le cose. Teniamoci questi ricordi stretti nel cuore. Tanta passione per The Cap per mille anni ancora. Grazie, ma il bello infatti è questo, che insomma alla soglia ormai dei, possiamo dirlo, dei 60, c'è ancora questa voglia di mettere musica e penso che sia la cosa più bella. Grande. Protagonisti di stagioni importanti di questo possiamo dire celeberrimo locale è Michi Squillante. Come ricordi quei momenti? Momenti sempre particolari, emozionanti. Io tra l'altro ho fatto gli ultimi 13 anni, sono stato uno degli ultimi resident della discoteca, e momenti particolari che un po' come tutti quanti portiamo nel cuore, perché la Rocca, prima che un locale per noi tutti dello staff, era una grande famiglia con Massimo, Stefano e poi tutti quanti gli altri. Insomma, quindi ricordi che rimarranno sempre nella memoria un po' di tutti quanti, in me in particolare. È bello perché ha portato felicità, gioia, serate a tante generazioni, no? È riuscito a passare attraverso diverse generazioni. Sì, infatti il bello e il segreto del successo di questo locale è proprio questo, che ha riuscito a coinvolgere diverse generazioni, quindi nel corso degli anni non solo è stata dietro, anzi ha creato le mode, ma poi ha coltivato i giovani, che poi a loro volta sono diventati un po' più grandi e con le varie influenze musicali, insomma siamo sempre riusciti a rimanere sulla cresta dell'onda, insomma, questo. Grazie Michi, buona serata. Grazie, buona serata, buonanotte. Siete stati dei maestri, per anni avete tenuto alla grande. Grazie. Grazie a te Stefano, alla prossima. Alla prossima, speriamo. Grazie Massimo per tutto il divertimento che hai profuso a più generazioni. Grazie a voi, ed è un piacere ancora rivedermi con te dopo più di 30 anni che ci conosciamo, e questa amicizia mi gratifica tanto. Grazie. Altrettanto, grazie. Grazie. Se potessi andare ovunque, in un posto del mondo, tu dove andresti? Io vorrei fare parte di qualcosa di più grande. Amo questa risposta. Voglio solo che tutti facciano sempre festa. Quando arrivai a Los Angeles, c'era scritto su tutte le porte vietato l'ingresso a cani e attori. Con me è cambiato. Tranquillo, tranquillo, signor. Oh.
Sono in un mare di guai, Manny. Dobbiamo andarcene. Adesso. Il mio lavoro ha un senso. Dai! Colonia! Ma che... È il posto più magico al mondo. A Videotalk con grande piacere diamo il benvenuto a Jamie. Ciao. Ciao, ciao. Pronti a raccontare del tuo nuovo singolo intitolato Disastro? Cioè, titolo, ci mette già in condizioni di lacca time. No, in realtà è fuorviante, se così possiamo dire, nel senso che è un disastro, ma c'è anche una rivalsa di tutto questo, no? Esatto, cioè sarebbe tipo un disastro, quindi come hai detto tu, una catastrofe, possiamo dire, che poi con la consapevolezza della catastrofe stessa le cose vanno a migliorarsi. Tu sei giovanissimo, ma hai puntato pesante da subito dal punto di vista musicale, sì, intendo dire, perché già col tuo primo EP, insomma, tematiche di spessore. Da dove nasce questa, chiamiamola, esigenza, immagino, di raccontare in questo senso? Allora, l'esigenza di parlare di queste tematiche sono sia per il fatto che, a parer mio, buona parte delle persone della mia generazione non sono molto consapevoli delle vere difficoltà che secondo me ci possono essere nella vita, sia di noi che delle persone che ci attorno, e quindi danno forse molte cose per scontato. In più, a causa di alcune cose che appunto mi sono successe, di fatto l'EP stesso è dedicato a una persona, a mia sorella, che è venuta a mancare, e tutto questo appunto un insieme di condizioni che hanno fatto sì che la musica fosse il mio modo, diciamo, per sfogarmi e magari passare un messaggio a qualcuno che ne ha bisogno. E sai che sono un disastro, fallito anche oggi senza fare un cazzo, ho fatto arrabbiare mamma, insordinato la stanza, fallito un altro esame, dimmi cose che manca, vorrei andare in vacanza, dormire sulla spiaggia, poter ridere davvero e piangere su una spalla, vorrei far fiera mamma, scusami se non sono un bravo ragazzo, ma oggi ti prometto che sarei fiera di me. In effetti hai saputo, se così vogliamo dire, tramutare quello che è una situazione drammatica, di una negativa in positivo, nei limiti del possibile, però la musica in questo senso ti ha dato una mano, no? A me sì, a me moltissimo in realtà, perché ricordo quando ho scritto ad esempio Legami, che sarebbe la focus track dell'EP, era tipo un mese in cui cercavo di scrivere questo EP, in cui facevo ogni singola canzone basata su un legame differente che avevo. E però non c'era la traccia che volevo scrivere ancora pronta. E stranamente la traccia che dà il nome a tutto quanto è stata l'ultima traccia scritta, e è comparsa letteralmente in tre quarti d'ora una sera, tra base e registrazione, di una serie di ispirazione. È partita quella. È comparsa così, come per magia. Esatto. E in effetti poi è la magia della musica, se vogliamo dire, no? Sì. Quando uno si chiede da dove nasce, come nasce un'ispirazione, poi alla fine non ci sono delle regole precise. Esatto. Anzi, secondo me, se uno va a cercare l'ispirazione, l'allontana. Quindi. Tu mi stai dicendo che non serve mettersi così esatto, cioè, la postura. Io tipo, se mi metto così a ragionare la canzone, uh-huh, posso stare tre giorni di fila lì e mi esce fuori solamente roba brutta, cioè. La postura non incide, caspita. Esatto. E quindi l'abbiamo già scartata. Parliamo di musica, ma tu ci arrivi, e non solo nella musica, nell'ambiente, diciamo, anche con una spinta importante per il clima familiare, se così lo vogliamo definire, no? Sì, possiamo dire di sì. Cioè, allora, la danza della mamma, pianoforte.
Esatto, padre. Mio padre che suonava, penso suoni ancora perché ho avuto un po' di problemi con lui, però suona il pianoforte. Ho mia madre che ha fatto la ballerina, lei viene dalla Tunisia, ha fatto la ballerina professionista là in Tunisia. Ho mia sorella che è arrivata in semifinale di Aria Sanremo e adesso proviamo piano piano a grandioso spiccare tra il tutto. Sai che sono un disastro, falli tocchi oggi senza fare un cazzo. Ho fatto arrabbiare mamma, hai sordinato la stanza. Falli con un altro esame, dimmi cosa ti manca. Ma oggi non sono un disastro, guardami mamma, superato per l'esame in cui non ce l'avevo fatto. Ho riordinato la stanza, un po' anche la mia testa. Porti i soldi a casa, ti comprerò una Tesla. E vorrei andare in vacanza, dormire sulla spiaggia, poter ridere davvero e piangere su una spalla. Vorrei far fiera mamma, scusami se non sono un bravo ragazzo, ma oggi ti prometto che sarei fiera di... Stai con questo, mi dicevi, anche lavorando comunque a un proseguo, no? Di un progetto un po' più allargato rispetto al singolo. Sì, sì, assolutamente. Spero di... come obiettivo adesso ho quello di realizzare un nuovo album, se possibile, che però vada a... cioè, lo scorso album era più una cosa che riguardava me, su quello che sentivo, lo scorso EP. Il prossimo invece voglio che sia qualcosa su cui magari ci si possano ritrovare tutti i ragazzi. E quindi per fare ciò, visto che siamo tutti diversi, cercherò di includere anche più persone possibili in questo progetto, se riesco, di altri autori. Hai anche, come parlavi della mamma, la Tunisia, hai qualche influenza in questo senso dal punto di vista musicale che arriva? Sì, assolutamente, cioè in realtà tantissime tracce scritte per un genere che non è assolutamente quello che faccio qui adesso. Cioè adesso sto facendo un po' di un misto tra il punk, il rap, un certo. Pop strano. Però ho molte tracce registrate che tengo sul computer, che è una cosa molto più orientale, possiamo dire, una sorta di... che però per adesso le tengo lì calme e chissà, magari in futuro posso utilizzarle per qualcosa di bello anche per lì. Sono lì a sedimentare quando si fanno certi, mi viene in mente certi di cuore o certe lavorazioni dal punto di vista enogastronomico, c'è bisogno di un tempo che maturi, che esatto, che si... cioè, le faccio maturare. Sono sottovuoto o così? Per conservarle al meglio, assolutamente. Beh, guarda, io non vedo l'ora di ritrovarci perché insomma mi sembra che hai grandi cose da raccontare, quindi ti faccio un enorme in bocca al lupo per il disastro, ma per tutto quello che è il tuo proseguo. Un abbraccio e un arrivederci a presto. Grazie, grazie, ciao ciao. Mamma, scusami se non sono un bravo ragazzo, ma oggi ti prometto che sarei fiera di me. Che sarà fiera di me. Partiamo dall'inizio. Come è nata questa passione per la danza? Beh, è nata un po' per caso, diciamo, guardando la televisione. Allora mi sono subito appassionato e la mia famiglia mi ha mandato prima a studiare all'Accademia di Vercelli, di dove io sono originario, e poi alla Scala di Milano. Ho fatto tutta la scuola alla Scala, sono entrato a 11 anni, mi sono diplomato a 19 anni, poi sono entrato nel corpo di ballo della Scala e dopo un anno sono diventato primo ballerino. E da lì ho iniziato prima a sostenere i ruoli da protagonista nel mio teatro, alla Scala naturalmente, e poi ho iniziato a girare il mondo, a girare per l'Europa e poi anche in America, in Giappone. Come sempre in questi casi la soddisfazione è enorme per quello che è il discorso del ritorno che si ha quando a livello così alto si riesce a trovare il successo, ma per arrivare a questo punto so che i sacrifici sono davvero tantissimi, no? Sì,
è vero, perché bisogna avere una costanza nel lavoro quotidiano, che non è facile, bisogna fare molti sacrifici, però io devo dire che sono fortunato, perché le soddisfazioni mi sono arrivate presto. Ho avuto la fortuna, ho avuto delle occasioni importanti nella mia vita, come quella ad esempio di ballare al Royal Albert Hall a Londra nel maggio scorso, nella nuova produzione del Lago dei Cigni, e con Altinaesi Muratova, una importantissima produzione della quale se ne è parlato a livello mondiale, e questo mi ha in qualche modo lanciato. Poi ho avuto la fortuna anche di essere il primo danzatore della Scala a rappresentare il mio teatro all'ottavo Festival Internazionale di Danza, che si è tenuto l'anno scorso in Giappone, e anche questo è stato per me un'esperienza molto importante, perché mi sono trovato a ballare con i più grandi ballerini della danza internazionale di oggi, e anche questo mi ha aiutato ad affrontare poi, a ritornare al mio teatro, mi sono sentito maturato e ho potuto ballare in modo diverso. Noi ti ringraziamo, naturalmente con la speranza di rivederci al più presto ancora a Videotop. Lo spero, grazie. Dove l'hai conosciuto? In prigione. Perché stai frenando? Là dentro c'è Michelle. Che cosa? Sta andando dal giudice per la condizionale. No, ferma! Sono tua madre, hai capito? Te ne frego, sei completamente folle! Che sia il terzo in 10 anni, l'hai considerato o no? È una prigione, non un locale di scambisti. È quello con la giacca di pelle, lo vedi? Oh mio Dio! Che c'è? Ma quanto è fico! Silvi! Ho trovato una pistola nella sua tasca poco fa. Quello è pericoloso, in mente fin dall'inizio. Guarda com'è felice! Guardala! Allora questa volta che cosa sono? Smartphone? Del caviale. 3.000 euro al chilo. No, scusa, chiama subito il PC. E poi è una cosa in famiglia. Come va? Oh, non si fa! Non ti montare, chiaro? Se ti do la metà, lo fai con me. Non voglio mettere nei guai tua madre. Quali guai? Spiegami come vuoi fare. Dobbiamo arrivarci di nascosto. Non si può fare l'autista. No, sia chiaro a tutti, no. E invece me lo no, faccio. Non esiste. Io e adesso faccio siete. Quello che no, voglio. Non avete capito voi. Non ti muovere, fermo il carro. Che cosa stai facendo? Polizia, ormai siete circondati. Sono in autostrada e stanno rubando il mio camion, cazzo. Mi dispiace, sono fatta così. Sono ho una libido iper sviluppata, che ti devo non dire? Non è così forte, non così forte.